con immensa gioia saluto Vostra Santità Bartolomeo, Arcivescovo di Costantinopoli, Patriarca Ecumenico della Chiesa Ortodossa. Saluto anche la delegazione patriarcale, Sua Eminenza Apostolos, il diacono che Andreas e il signor Franzelas che lo accompagna da Istanbul e il carissimo metropolita Gennadios, Italia e Malta con il suo protosincello Infantilis e infine l'archimandrita Teofilatto che tanto ci ha aiutato nella preparazione di questo incontro. Vi accolgo come dono del Signore in questa visita alla Chiesa di Dio che è in Milano. Siate i benvenuti nelle terre di Ambrogio, in cui già vivono molti fedeli della vostra Chiesa. Ambrogio, il santo venerato dalle nostre chiese, sia in Oriente sia in Occidente, come padre della Chiesa e maestro della comune fede cristiana. Già nel 1997, in occasione dell'anno sant'ambrosiano, Vostra Santità venne in visita ufficiale all'Arcidiocesi di Milano per la celebrazione del 16° centenario della nascita al cielo del suo santo patrono. Vi ritorna oggi per la celebrazione di un altro anniversario legato alla storia di Milano e di tutta la cristianità. Il 17° centenario di una data ancora più antica, quella del 313, che segnò una svolta decisiva nella storia del cristianesimo e non solo. In quell'anno l'incontro tra Costantino e Licinio nella nostra città diede vita all'accordo noto come l'Editto di Milano, che assicurava libera espressione ai diversi culti presenti nell'impero romano e permise ai cristiani di uscire dalla clandestinità e soprattutto dal tempo delle persecuzioni di allora. Noi oggi vi leggiamo in questo accordo l'inizio aurorale della più recente presa di coscienza di un principio supremo, la libertà religiosa quale diritto inalienabile della dignità della persona umana. E proprio la necessità di difendere e di promuovere la libertà religiosa nelle società plurali del mondo contemporaneo sarà al centro della nostra attenzione in questi giorni della vostra visita, Santità. La vostra presenza tra noi costituisce l'evento culminante dell'anno costantiniano che ho aperto il 6 dicembre scorso con un intervento a Sant'Ambrogio dal titolo L'Editto di Milano Initium Libertatis. Nell'arco del 2013 abbiamo inteso mettere in luce, attraverso diverse iniziative religiose e culturali, l'importanza di quell'editto e i valori che ancora oggi ci ripropone. Ma è soprattutto la fecondità della memoria sotto il profilo ecclesiale ed ecumenico che ci sta a cuore. E proprio da questo punto di vista l'incontro con Vostra Santità è quello più atteso e più significativo di queste celebrazioni per il centenario. Come noto, l'incontro era in programma per marzo, ma la rinuncia di Papa Benedetto e le elezioni di Papa Francesco hanno richiesto di aggiornarne la data. Vi ringrazio pertanto della disponibilità che vi ha permesso di trovare nella vostra agenda un nuovo spazio per Milano. La vostra partecipazione personale all'inaugurazione del pontificato del nuovo Vescovo di Roma è stato un segno eloquente e gradito della sensibilità ecumenica di Vostra Santità e dell'intensità dei rapporti fraterni fra le nostre chiese. È questo stesso spirito di fraternità ecumenica che, ne sono certo, vivremo a Milano con Vostra Santità, la delegazione in questi giorni, che il Signore
ci dona di condividere. Grazie veramente a Dio per la vostra presenza e pace a voi tutti. Eminentissimo Cardinale, signor Angelo Scola, prediletto fratello in Cristo, eccellenze, cari monsignori, agapiti adelfi, molte volte abbiamo detto, diciamo e lo ripeteremo continuamente, hai visto il tuo fratello, allora hai visto il Signore tuo Dio. Un santo della Chiesa Ortodossa, al posto del classico saluto buongiorno o buonasera, si rivolgeva verso il suo prossimo con Cristo è risorto mia gioia. Avendo passato nella Chiesa Ortodossa il festoso periodo della resurrezione, durante il quale con particolare splendore, ma anche con trepidazione davanti alle imperscrutabili volontà di Dio, abbiamo festeggiato la Pasqua del Signore, rivolgiamo a tutti voi, durante questo incontro fraterno e spirituale, il saluto Cristo è risorto, vedendo nei vostri volti Lui stesso, colui che sempre ci accompagna in modo velato e invisibile, tuttavia tangibile, il Signore risorto. Abbiamo la gioia e la benedizione di trovarci oggi nella vostra città, su cordiale invito dell'Eminentissimo Fratello, il Cardinale Signor Angelo Scola, per onorare anche insieme a voi, così come faremo tra poco nella nostra sede, nella città di Costantino, fino di questa settimana, l'anniversario del compimento dei 1700 anni dalla dichiarazione di tolleranza religiosa da parte dell'ispirata guida dell'impero romano San Costantino il Grande, con la promulgazione fatta in comune con il coimperatore Licinio dell'atto legislativo conosciuto col nome convenzionale e generalizzato di Editto di Milano. Scusi, prego. Questo grande re rappresenta un punto di riferimento e unità tra le due città, Costantinopoli e Mediola, l'odierna Milano, tra il patriarcato ecumenico e il popolo italiano. Era la guida dell'impero romano e per questo lo riteniamo anche come un vostro uomo e voi naturalmente vi vantate per un tale santo e allo stesso tempo re di tale elevatezza. Santità è reame, potere mondano, e con esso conquista del desiderabile, topositon, della luce che illumina ogni uomo che viene nel mondo, per diventare luce per mezzo del suo governo e per disseminare luce nei secoli col suo esempio. Quella luce di Cristo, con la traslazione della sede dell'impero sotto Costantino il Grande, da Roma alla Nuova Roma, e col mutamento del dominio del mondo da idololatra a cristiano, da allora appare a tutti. Ed è Costantino il Grande, grazie a questa luce, il fondatore dello Stato bizantino, ma principalmente della cultura bizantina, della civiltà bizantina, culla della quale è la città da cui veniamo oggi, e prova che gli stati, i regni e gli uomini passano, ma restano la cultura e i valori. La verità del Signore rimane in eterno. Η αλήθεια του Κυρίου μένει εις τον αιώνα. Dopo la caduta in cui il Signore, che è presente ovunque,
e tutto ricolma, aveva visto i peccati dell'impero romano d'Oriente. Questo ha smesso di esistere come realtà statale terrena, tuttavia ha continuato il suo corso attraverso il tempo come realtà spirituale, profondamente cristiana, attraverso il patriarcato ecumenico, la prima sede nel sistema della Chiesa ortodossa, la Nuova Roma. Questa tradizione, di cui Costantino il Grande ne ha costituito le fondamenta qui a Milano, con la fecondità della legislazione romana da un punto di vista cristiano, è lo spirito inaudito, incredibile, che la presenza sulla terra del Figlio e Verbo di Dio, il Signore Gesù, ha portato nel mondo, era e rimane fino ad oggi per l'Europa principalmente la fonte battesimale spirituale, nella quale rinnovarsi e rigenerarsi, purificarsi e assaporare l'eternità. Grazie a quella combinazione feconda si sono realizzate per l'Europa delle conquiste determinanti nel progresso spirituale dell'umanità. Sono state poste le basi per il riconoscimento dei fondamenti dei diritti umani ed è stata stabilita per la prima volta sotto forma di legge come principio la libertà religiosa, cioè il grande dono di Dio verso la sua creatura, l'uomo, poiché la libertà per ognuno di credere in Dio o di rifiutarlo non è semplicemente un diritto umano, ma prima di tutto una smisurata condiscendenza di Dio, il quale, per amore indescrivibile, rispetta così tanto la libertà dell'uomo fino a tollerarne perfino anche il rifiuto arrogante di questi. Pertanto, in debito verso la storia dell'Europa, verso la storia di tutto il mondo, ci troviamo in questa storica città, la sua sede, rispondendo all'invito della vostra eminenza carissima, e prendiamo parte ai festeggiamenti per l'anniversario di quella storica svolta, che rappresenta una tappa e un punto di riferimento, lo ripetiamo, nel cammino dell'umanità e nella vita della Chiesa. E anche perché tale anniversario non è naturalmente motivo solo di festeggiamenti o di convegni, di cerimonie o pranzi, ma è principalmente una problematica ed una responsabilità di noi guide spirituali davanti all'umanità e al mondo. È l'annunzio o il riannunzio della verità che la nostra fede è viva e non una macchinazione ideologica ed una teoria umana. Non è un cibo e bevanda consumati, ma è vita. Oggi portiamo a Milano questo messaggio della vita in libertà, dalla città di Costantino il Grande e dal patriarcato ecumenico, sotto le cui ali trovano quiete spirituale ininterrottamente da 17 secoli e oltre popoli, razze e lingue e godono abbondantemente dei frutti della salvifica spiritualità ortodossa. Cristo è risorto, fratelli e figli, eminenza, molte grazie. Grazie.